Vieni, vieni, tutto tranquillo. Tutto tranquillo, eh? Ma di che ti preoccupi? Di tutto. Non lo ha fatto apposta. E invece l'ho fatto apposta. Io pure. Le l'avevo detto che non ci volevo venire qui. Va bene adesso? Adesso sì. Ehi. Senti, per quella di un buggy facciamo domani a mezzogiorno, giusto? Giusto. Non una di un buggy qualsiasi. Deve essere rossa con cappottina gialla, eh? Giusto. Alza le mani, gli occhi. Alza le mani, gli occhi. Ha detto alza le mani! Ehi! Guarda che non ti sente. È un povero sordomuto. Sordomuto? È proprio sordo! Adesso vediamo come fa a strillare un muto! Lasciatelo perdere! È un povero mentecatto! Sta zitto, Zappo! Glielo posso dire io. Conosco l'alfabeto dei muti. Va bene, ma sbrigati, storpio. Ha detto che è molto meglio per voi se andate a fare in culo e anche alla svelta. Ma lui l'ha visto che ho la pistola. Sì, io sono muto, mica cieco. Oh! Ehi, ma quello ti sta prendendo a sgabellare. Sì, ma non è un cattivo ragazzo. Beh, adesso basta, eh? Sì. No. No. No, ecco, lo sapevo. No! Da capo! Era meglio che lo prendevi alle spalle. Ero sicuro che ci pensavi tu. Bene. E sta attento. Qualche volta cerca di guardare lassù. Ma quello è il killer di prima. Sì! Sì, ma come ci è arrivato qui? Ce l'ho portato io. E in due si muore meglio, no? No! Silenzio! Barba o capelli?
Osvaldo. Che è un nuovo taglio? Dov'è? Non so di chi parli, non so chi Osvaldo. Senti, amico, io sono un duro. E se credi di fare parlare me sei cascato male. Barba o capelli? Barba, barba. Ah. Apri quella porta, vai in fondo al corridoio, passi passi, gira a sinistra, la terza porta a destra. Mi piaci perché sei riservato. Beh, dottor, mi lasci qui. Mi metta giù, io soffro di vertigini. Grazie. Erano meglio le vertigini. Barba o capelli? No, Osvaldo. Non so di che parli, non so chi Osvaldo. Oh, ma ricominciamo. Sto cercando uno alto e grosso con un pugno molto forte. Senti, amico, io sono un duro. E se credi di fare parlare me sei cascato male. E questo è il mio biglietto da visita. E questo è il mio. Lo chiamano Orso, ma il suo nome anagrafico è Alberto Sarticoli, nato Settimino, via Garibaldi 33, ed è ivi residente, più volte rifilato dalla questura. Lavora saltuariamente come bannino allo stabilimento Miramare. Se vuole l'accompagno, dottore. Non ti perderò d'occhio nemmeno per un secondo! Hai capito, lavativo? E ora passiamo agli esercizi a corpo libero. Cosa hai da ridere? Io ti sorveglio, sai. Sì, tu, vieni qui. Voglio vedere cosa sai fare. Dammi un pugno, avanti. Dammi un pugno con tutta la tua forza. Beh, con tutta la forza no, sergente, io non te lo consiglio. Quando vorrò i tuoi consigli te li chiederò. Dammi un pugno, è un ordine. L'hai detto. Come vi ho già detto, non voglio né tentennamenti né brutte figure. Tra poco avrete l'onore di eseguire il salto della fossa davanti al signor colonnello Julio Garcia Alonso Moreno di Mendoza. Sergente, comandi signor colonnello. Agli ordini. E la forza non si presenta? Sì, signor colonnello. Scattare, scattare. Ma perché devo passare di qui? Perché qui c'è il nemico, non lo vedi? È sull'altra sponda! Questo è un fiume! È un guado! E dall'altra parte c'è un nido di mitragliatrice, tu lo devi spugnare! Io non lo vedo il nido! Come non vedi il nido? Eccolo là! Ti ordino di saltare! Sergente Marchigno! Sì, signor colonnello! Allora, cosa facciamo? Che salti! Adesso te faccio mettere io come si salta! Ma che diavolo! Salto eseguito, signor colonnello! Un salto eseguito.
Once more to feel your love.
all right.